Ciao bambini, oggi vi voglio raccontare la fiaba del brutto anatroccolo. C'era una volta un bel laghetto di campagna, circondato da canne, salici e canali profondi. Era un posto selvaggio e tranquillo, illuminato dai raggi dorati del sole. In un'ansa del laghetto, un'anatra aveva costruito il suo nido. Trascorreva tutta la giornata a covare le sue uova, in attesa che ne nascessero degli anatroccoli. Un bel giorno le uova cominciarono a schiudersi. Pip, pip, facevano gli anatroccoli, che per la prima volta nella loro vita vedevano il sole e il mondo. «Com'è grande e bello questo mondo!» dicevano alla mamma. «Andiamo a esplorarlo!» «Dovete aspettare!» disse loro mamma anatra. «C'è ancora un uovo che si deve schiudere!» Ma l'uovo non ne voleva sapere di schiudersi. Quel pomeriggio passò di lì una vecchia anatra che disse alla mamma: «Fammi vedere l'uovo! Potrebbe essere un uovo di tacchino!» «Una volta ho perso una settimana con un uovo di tacchino e non c'è stato verso di far entrare in acqua i piccoletti!» «Sì! È proprio un uovo di tacchino. Al posto tuo lo butterei tra le canne e penserei ai miei anatroccoli.» Ma mamma anatra continuò a covare l'ultimo uovo rimasto finché si schiuse. Ne uscì un anatroccolo molto più grosso degli altri ed era brutto. «Domani proverò a portarlo in acqua. Se è tacchino, lo lascerò nei campi», si disse l'anatra. Ma il giorno seguente l'anatroccolo si tuffò e cominciò a nuotare insieme ai suoi fratellini. «Non è un tacchino!» esclamò la mamma. «Guardate come muove bene le zampe e come si tuffa!» disse a tutte le sue amiche. Poi l'anatra radunò tutti i suoi piccoli. «Adesso vi porterò nel pollaio a conoscere i nostri vicini animali. Dovreste stare vicini a me e non allontanarvi per nessuna ragione. E state attenti al gatto!» Ma quando entrarono nel pollaio, gli altri animali cominciarono a fare confusione. «Ma chi è quel brutto anatroccolo? È così grosso! Ci fa paura! Non lo vogliamo!» Ma Manatra difese il suo anatroccolo e lo prese vicino a sé. Anche le altre anatre cominciarono a schernirlo. «Che bei piccoli, mamma anatra! Ma questo qui è così brutto!» Il giorno dopo, gli animali ripresero a schernire il povero anatroccolo. Trascorse un mese, ma le cose andavano sempre peggio. Il brutto anatroccolo veniva scacciato dai suoi stessi fratellini. Il tacchino lo beccava. E perfino mamma anatra ogni tanto gli diceva: «Se solo tu fossi nato lontano da qui, staremmo tutti meglio.» Così l'anatroccolo volò oltre la siepe e lasciò la fattoria. Si avventurò nella palude, abitata dalle anatre selvatiche e dagli altri uccelli. «Sei molto brutto!» gli dissero. «Ma a noi non importa. Basta che non ti sposi con uno dei nostri anatroccoli.» Così il piccolo si fermò qualche giorno nella palude. Lì incontrò anche due oche che cercarono di convincerlo a unirsi a loro. Purtroppo però un cacciatore le centrò tutte e due con la sua carabina. Perfino il cane del cacciatore, che stava nuotando nella palude alla ricerca delle oche, non appena vide l'anatroccolo, scappò via. Il giorno dopo l'anatroccolo scappò dalla palude, per non finire tra le grinfie dei cacciatori. Si rifugiò in una vecchia casetta di contadini, in cui abitavano una vecchietta, un gatto e una gallina. Quando la vecchietta si accorse dell'anatroccolo, lo mise alla prova. «Vorrei tanto mangiare delle uova di anatra. Se ne farai qualcuna, potrai rimanere qui con noi.» Ma il piccolo anatroccolo non fece alcun uovo. Per di più, litigava tutti i giorni
con il gatto e la gallina. Loro erano convinti che il mondo finisse poco oltre il giardino della casetta, e quando l'anatroccolo parlava a loro delle anatre selvatiche e della fattoria, lo trattavano come un matto. Un bel giorno l'anatroccolo si stufò di essere trattato così male e decise di andarsene in giro per il mondo. Era autunno e il piccolo camminò fino a raggiungere un lago. Lì si nascose tra le canne ed ad aspettare l'inverno. Con l'inverno l'acqua in cui nuotava cominciò a ghiacciare e il piccolo rimase incastrato nel ghiaccio, senza nulla da mangiare. Un giorno un contadino lo trovò privo di sensi nel ghiaccio. Lo prese e lo portò a casa ai suoi bambini. I piccoli volevano giocare un po' con lui, ma l'anatroccolo si spaventò a morte e scappò via. L'inverno fu duro e il poveretto fece la fame tra le canne. Per fortuna riuscì a sopravvivere al gelo. Arrivò la primavera e finalmente l'anatroccolo uscì dal suo rifugio per riscaldarsi un poco sotto i raggi del sole. Stava nuotando nel lago quando vide tre cigni meravigliosi passare proprio davanti a lui. «Chissà cosa mi faranno», pensò il piccolo. «Sono così brutto che vorranno uccidermi». I cigni, appena lo videro, si avvicinarono verso di lui, agitando le loro piume bianche. «Uccidetemi!» pensò l'anatroccolo, chinando il capo sull'acqua. Ma cosa vide? Nell'acqua argentata, come uno specchio, non vide il brutto anatroccolo grigio che tutti gli animali avevano preso in giro. Al suo posto c'era un bellissimo cigno bianco. L'anatroccolo si era trasformato nel cigno più bello di tutti. Del resto, che cosa importa essere nati un pollaio di anatre quando si è uscito da un uovo di cigno? I tre cigni che si erano avvicinati erano i suoi fratelli e il piccolo si unì a loro. Da quel giorno visse felice, senza pensare a quanto aveva sofferto. Anzi, ogni volta che un bambino si avvicinava a lui per dargli un pezzo di pane da mangiare, pensava tra sé. Quando ero un brutto anatroccolo, non pensavo che la mia vita sarebbe stata tanto felice.